Today, allora, oggi I want to talk to you vi voglio parlare about something that we must have in our lives di qualcosa che noi dobbiamo necessariamente avere nella nostra vita to enjoy the presence of God per poter godere della presenza di Dio and to change our world e per poter cambiare il nostro mondo. I want to open up with James chapter 4 verse 8. Voglio iniziare aprendo la Bibbia in Giacomo al capitolo 4 verso 8. The apostle says, "Draw near to God." L'apostolo qui dice: "Avvicinatevi a Dio." And he will draw near to you. Ed egli si avvicinerà a voi. Now, I want you to say that with me. Draw near to God. Voglio che lo diciate insieme a me. Avvicinatevi a Dio. And he will draw near to you. Ed egli si avvicinerà a voi. Now who draws first? Allora chi si avvicina prima? We do. Siamo noi. There's something that we do. C'è qualcosa che noi facciamo. We initiate it. Noi iniziamo. That will literally cause the one who put the stars in the heavens with his fingers to come near me. E questa nostra prima mossa farà in modo che il creatore del cielo, delle stelle, del firmamento si avvicinerà a noi. Now, I don't know about you, but that really excites me. Io non so se voi lo vivete come lo vivo io, ma questo per me mi riempie di entusiasmo. So what James is saying here, quello che Giacomo sta dicendo qui is that you are the one that determines the level of your relationship with God, not God. Dice che siamo noi, siete voi che determinate la vostra relazione, il livello, lo standard della relazione con Dio, non Lui. There are so many Christians ci sono così tanti cristiani that have this deep-seated thought che hanno questo remoto pensiero that there are certain special ones who get to be close with God. Che ci sono solo alcune persone così speciali che riescono ad avere una relazione profonda con Dio. These people are close because, you know, they had stars over their cribs when they were born. Queste persone pensano sono speciali perché quando sono nate avevano le stelle che splendevano sulla loro culla. People like Pastor Roslin. Persone tipo il pastore Roslin. Billy Graham. Oppure Billy Graham. Oral Roberts. Oral Roberts. No, these people are close because they chose to be close. No, queste persone sono vicine a Dio perché hanno scelto di essere vicine a Dio. In fact, if you really want to know the truth, se volete veramente sapere la verità, God is more passionate about being close with you than you are with him. Dio è più interessato lui, è più entusiasta lui di essere vicino a te di quanto lo sia tu verso di lui. I mean, James says just three verses earlier, alcuni versetti prima, tre versetti prima, Giacomo dice: "The spirit who dwells in us yearns jealously." Lo spirito che dimora in noi ci brama fino alla gelosia. The Holy Spirit, lo Spirito Santo, yearns for you. Ti brama fino alla gelosia. To yearn e bramare means to long for, vuol dire aspettare con trepidazione, intensely, intensamente, and consistently, e in modo persistente. When I think of God yearning for me, e quando penso che Dio brama stare con me, I think of what David wrote, io penso a quello che Davide scrisse in Psalm 139, nel Salmo 139, verse 16, al verso 16, he said, "Lord, lui ha detto, Signore, if I was to consider the thoughts that you have about me." Me personally. Se io dovessi pensare quali sono i tuoi pensieri verso di me personalmente. This is not the church collectively. This is me as an individual. Non a tutta la tua chiesa, al tuo popolo, ma verso di me singolarmente come individuo. He said, "If I numbered those thoughts you have about me." Se io contassi questi tuoi pensieri verso di me. They would outnumber every grain of sand that's on this planet. Sarebbero superiori al numero dei granelli di sabbia che ci sono in questo mondo. Now, would you think about every grain of sand that's on this planet? Immagina a quanti granelli di sabbia ci sono su questa every terra. Beach, every desert, ogni deserto, every ogni spiaggia, ogni campo di golf. That's a lot of sand. Quanta sabbia c'è? I mean, do you know it's
Scientists tell us? Sapete cosa dicono gli scienziati? One cubic meter. Un metro cubico. One cubic meter. Un metro cubo. Of beach. Di sabbia. Do you know how many grains of sand are in one cubic meter of beach? Sapete quanti granelli di sabbia ci sono in un metro cubo di spiaggia? 18 billion grains of sand. E 18 miliardi di granelli di sabbia. Now how many of you know people exaggerate? Quanti di voi sanno che le persone di solito esagerano? Come on. Dai, su. Fishermen exaggerate. I pescatori esagerano. I caught a fish this big. Ho preso un pesce grande così. And it was really this big. Ma in realtà era così. You put the picture out like that for the allora, selfie, you know? Avvicinano il pesce alla fotografia per fare il selfie più grande. How many of you know exaggerating is a lie? Quanti di voi sanno che esagerare vuol dire mentire? Come on. How many of you know God can't lie? E quanti di voi sanno che Dio non può mentire? Because if he lies, perché se lui mente, he has to come under the father of lies. Lui non è sotto il padre della menzogna. And that's never gonna happen. E non succederà mai. So God cannot exaggerate. Quindi Dio non può esagerare. So when God says, my thoughts about you outnumber every grain of sand that's on this planet. E se Dio dice che i tuoi pensieri per me sono più numerosi della sabbia su questa terra. Do you understand how much he's thinking about you? Ti rendi conto di quanto lui sta pensando a te? E tu non hai questo tipo di pensieri o così tanti per le persone con le quali non vuoi stare vicino. So the question we have to ask, così la domanda che ci dobbiamo if porre, God wants to be so intimate with us, se Dio desidera essere così intimo con noi, why aren't more Christians having intimacy with him? Perché non ci sono più cristiani che hanno intimità con lui? There's a reason. C'è un motivo. And the reason is this. E questo è il motivo. There has to be a foundation in our life. Ci deve essere un fondamento nella nostra vita. If that foundation is not in us, se questo fondamento non è dentro di noi, it does not matter. Non importa how much God wants to be close with us, quanto Dio desideri stare vicino and how much a noi we want to be close to him, e quanto noi desideriamo stare vicino a Lui. We cannot have it, non riusciamo ad averlo without this foundation, senza avere questo fondamento dentro di noi. And that foundation can be found in Psalm 87. E questo fondamento lo troviamo nel Salmo 87. Psalm 87 says, 89. God is to be greatly feared in the assembly of the saints. Dio deve essere grandemente temuto nell'assemblea dei santi. And to be held in reverence by all those who are around him. E onorato da tutti quelli che lo circondano. Now look at the second part of that verse. Guardate il secondo pezzo di questa frase. God is to be held in reverence by all those who surround him. Dio deve essere tenuto grandemente temuto nell'assemblea dei santi. Write this down. Scrivetevelo. You will never find God. Tu non troverai mai Dio. In an atmosphere. In un'atmosfera. Where he is not held with the utmost of respect. Dove lui non è trattato con il più alto del rispetto. Let me tell you when I first learned this. Vi voglio spiegare quando ho iniziato a capire questo. Back in 1996. Nel 1996. I was asked to the nation of Brazil. Sono andato in Brasile. It was a nationwide conference for a particular church system. Sono andato in Brasile per una conferenza appartenente a una specifica denominazione. The conference was in Brasilia. La conferenza si svolgeva in lingua portoghese. People had come from everywhere. E le persone vennero da ogni dove. I remember my first time in Brazil, I was so excited. E io mi ricordo era la prima volta che andavo in Brasile, ero molto they contento. Drove me to the stadium. E mi hanno condotto in macchina allo stadio. The stadium was packed with people. E questo stadio era gremito di gente. Thousands of Brazilians had gathered. Migliaia di brasiliani riuniti lì. When we got there, e quando siamo arrivati lì, they put me on the platform. Mi hanno fatto salire sul palco. Praise and worship was already going. E c'era già la lode in corso. I must say that the praise and worship team was amazing. E questa band che suonava era fenomenale. But I remember, ma ricordo, I'm in this huge auditorium. Che io mi trovavo in questo it's posto enorme. Packed out. Un posto enorme, pieno di and gente. And yet there isn't an ounce of the presence of God in the building.
There was no presence of God in the building. Eppure non c'era neanche un pizzico di presenza di Dio in tutta la sala. I was confused. E io ero così confuso. This is a believers conference. Mi trovavo in una conferenza piena di credenti. Thousands of believers. C'erano migliaia di credenti. Great worship. C'era una lode fantastica. Yet no presence of God. E io non sentivo la presenza di Dio. I'm confused. Ero così confuso. I said, Lord, I don't understand this. E ho detto, Signore, ma io non capisco. Where is your presence? Dov'è la tua presenza? Now you must remember. Dovete ricordare. The Bible speaks of two types of the presence of God. La Bibbia parla di due tipi di presenza di Dio. First is his manifest, or I should say, first is his omnipresence. Prima parla della sua onnipresenza. That is the presence of the Lord. Quella è la presenza del Signore. That is everywhere. Che è ovunque. David said, "Where should I go to flee from your presence?" E Davide diceva, "Dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza?" If I go to the highest mountain, you're Perché there. If I make my bed in the lowest valley, you're there. Alla montagna più alta, tu sei lì. Se vado nella valle più bassa, tu sei lì. That is the presence of God that says, "I'll never leave you nor forsake you." E questa è la presenza di Dio che non ti lascerà mai e non ti abbandonerà mai. But the other presence. Ma l'altro tipo di presenza. Is His manifest presence. È la sua presenza manifesta. Manifest means. E presenza manifesta significa. To bring from the unseen into the seen realm. Vuol dire qualcosa che esce dal mondo invisibile e si presenta nel mondo visibile. From the unheard into the heard. In quel mondo dove non si sente, non si ode nulla, nel mondo dove si sente e si ascolta. It's when God reveals himself to your senses and mind. È dove Dio rivela se stesso ai tuoi sensi, alla tua mente. That is the presence of God that Jesus said, "I will manifest myself to you." È quel tipo di presenza che Gesù ha descritto quando ha detto, "Io mi manifesterò a voi." That presence was totally absent in that auditorium. In quell'auditorium, in quella conferenza, questo tipo di presenza era completamente assente. So I prayed. Allora ho pregato. I said, God, e ho detto, Dio, where is your presence? Dov'è la tua presenza? And all of a sudden God opens up my eyes. E improvvisamente Dio apre i miei occhi. And I notice the people. E io noto e osservo le persone. They got their arms crossed. Braccia looking around, braccia concerte, hands in their pocket, looking down, in giro, mani in tasca. They're walking in and out of the building, getting concessions. Continuamente camminavano avanti e indietro. Fumbling through their purses. Cercavano le cose nelle talking borse. To one another. Chiacchieravano fra di loro. And this kept going. E questo continuava. It kept going through the worship. Durante tutta la lode, l'adorazione, la gente faceva così. The leader of this conference got up and began to read scripture. Poi il leader di questa conferenza arriva sul palco e inizia a leggere la scrittura. And I still hear people talking. E io continuo ancora a sentire gente and che parla. And people are looking around. Gente distratta. They got their arms crossed, looking down. Gente braccia concerte. So at this point I'm getting angry. A questo punto io mi arrabbio. I'm like, what is going on? Ho detto, ma che cosa succede? So when they introduced me. Così quando mi hanno presentato, sono arrivato sul palco with my translator, con il mio interprete and I just sat there e sono stato lì and stared at the people, e mi sono messo a osservare la gente and didn't say a word. Senza dire una parola. Now, when you are the Friday night guest speaker, allora ero l'oratore del venerdì sera of the national conference, di questa conferenza nazionale, and you're standing there staring at them, ed ero lì and fermo, not saying a word, senza pronunciare una parola, that will get people's attention. Questo ha preso l'attenzione delle so persone. After about 45 seconds to a minute of just staring at them, quindi dopo circa 45 secondi, quasi un minuto, dove io ero lì senza dire niente, these are the first words that I spoke in Brazil. Queste sono state le prime parole publicly che ho pronunciato pubblicamente in Brasile. I didn't say hello. Non ho detto neanche nice ciao. To be here. Non ho detto sono felice thank di essere qui, grazie me per avermi invitato. Non ho detto questo. I just looked at him and said, I have two questions. Io sono stato lì e ho detto, ho due domande per voi. Question number one. Domanda numero uno. If you're talking to somebody sitting across the table, se tu stai parlando a qualcuno dalla parte opposta del tavolo, and the whole time you're talking to them, e tutto il tempo in cui tu stai parlando con quella persona, they got their arms crossed, looking around,
questa persona si guarda in giro. Hands in their pocket staring down. Guarda nelle sue tasche. Or they're whispering to somebody sitting next to them. Oppure stanno bisbigliando qualcosa alla persona seduta di fianco a loro. I said, will you continue to talk to them? Tu continueresti a parlare con quella persona? They said no. E loro hanno risposto no. What if every time you go over to somebody's house? Allora, se tu vai nella casa di una persona and you knock at the door, e tu bussi alla porta and when they open the door, e quando loro aprono la porta they go, oh, dicono it's you again. Sei ancora tu? Come on in. Va, entra. I said, will you continue to go? Continueresti ad andare in quella casa? They said, no. Hanno risposto no. I said, I have been in this auditorium now. Sono qui in questo auditorium for an hour and a half, da ormai un'ora e mezza, and I have not felt an ounce of the presence of God. E io non ho percepito nemmeno un pizzico della presenza di Dio. E il motivo è: God will never come into an atmosphere. Dio non entrerà mai in un'atmosfera dove lui non è tenuto in grande rispetto e considerazione. Io ho detto, ma se il presidente del Brasile salisse su questo palco questa sera, io vi assicuro che lui avrebbe ricevuto da voi molta più attenzione di quella che ha ricevuto lo Spirito Santo. Ho detto, Pelé, your greatest soccer player in the history of Brazil, Pelé, il più grande calciatore della storia del Brasile, would have walked on this platform. Se fosse stato lui a salire you su questo palco, on the edge of your seats, voi vi sareste seduti sul bordo della vostra sedia, anticipando ogni sua parola. But you have given no respect, ma voi non avete dato nessun rispetto to the Holy Spirit, allo Spirito Santo. And so I preached on the fear of the Lord. E io ho predicato quella sera sul timore del Signore for the next 75 minuti. Per l'ora a seguire. When I was finished, e dopo che ho terminato, I said, if you're in this place, ho detto, se tu sei in questo posto, and you say you're a Christian, e dici di essere un credente, and you lack the fear of the Lord, ma non hai il timore del Signore, and you're willing to repent, e sei disposto a pentirti, stand up. Alzati. 75% of that place stood up. Il 75% di quelle persone si alzò in piedi. Now this is what was amazing. E quello che è stato straordinario è stato the questo. Moment they stood up, nel momento in cui so loro thousands si alzano, are standing, ci sono migliaia di persone in piedi in quel momento. The presence of God came into the building. La presenza di Dio scese in quel luogo. It shocked me. Questo mi ha scioccato. I thought we didn't even pray. Ho detto, ma non abbiamo neanche pregato. The presence of God is all over. La presenza people di weeping. Dio era ovunque, le persone piangevano. So the Lord presence last couple minutes, that manifest presence. E così questa manifesta presenza del Signore era lì. And I led them in a prayer of repentance. E io li ho condotti in una preghiera di pentimento. After the prayer of repentance, another wave of stronger e of his presence. E subito dopo comes questa in. Preghiera di pentimento, un'altra forte ondata della presenza it's di Dio arrivò wonderful. In quel luogo. Era meraviglioso. Because we were in this service for so long without it. E siamo rimasti ad adorare il Signore per così tanto tempo. It lasts two or three minutes. È stata una presenza manifesta per due, tre and, minuti. And it kind of lifts. E sollevò. And the Holy Spirit spoke to me. Questa atmosfera. And see, he said, I'm coming one more time. E lo Spirito Santo mi ha detto, verrò within un'altra volta. Seconds of him saying that. E da appena dopo pochi secondi che lui mi ha detto così. There's really no way of describing it, but I'm going to try. Io non so quanto è facile spiegarvelo, ma ci proverò. But it'd be like you were standing at the end of a runway here at Milan Airport. Ma era come se tu ti trovassi alla fine di una pista di decollo qua all'aeroporto di Milano. And a jet takes off in front of you. E tu vedi partire un jet davanti that a te. That kind of a sound of a violent wind came into that building. Quel tipo di suono di un vento impetuoso entrò nell'auditorio. When it did, e quando successe questo, the people started screaming. Le persone iniziarono a gridare. Now, can you imagine thousands of Latinos screaming? Potete immaginare migliaia di persone latine che gridano? Or Brazilians, I should say. O brasiliani, dovrei that's dire. Loud, isn't it? È forte, vero? Un rumore forte. The wind was louder. Bene, il rumore di questo vento era ancora più forte. I am standing there. Io sono lì, in piedi. And I am literally. E letteralmente. Frozen. Sono diventato un ghiacciolo, un pezzo di ghiaccio. There is a healthy fear on me.
c'è un timore così reverenziale su di me. Don't you dare make one wrong move. E ho detto, non posso fare un passo sbagliato qua. In this kind of presence. In questo tipo di presenza. See, Daddy didn't come in the building. Non era venuto il padre nell'edificio. The king came in the building. Era il re. Il re era entrato nell'edificio. He is our daddy. Perché lui è vero, è il nostro paparino. But he's also the king. Ma lui è anche il re. And I am standing there. E io sono lì, and in piedi. Going, you make one wrong move, John, you're dead. E ho pensato, John, fai una mossa e sei morto. Would that have happened? I don't know. Forse sarebbe veramente successo. But chi lo sa? But it did happen in Acts chapter 5. Non è successo in Atti capitolo 5? When a couple made a wrong move in that kind of presence. Quando una coppia fece una mossa sbagliata, a husband and a wife, in questo tipo di presenza, and they fell di over Dio, dead. Moglie e marito caddero morti per terra. I knew. E io sapevo che in quel tipo di irreverenza, una irreverenza non sarebbe stata consentita e tollerata. I'm standing there. E io sono lì in piedi. I am like got goosebumps on my goosebumps. Avevo brividi sopra brividi. Are you following me? Mi state seguendo? I said, are you tracking with me? Sì, mi state seguendo. And it was weird. Era strano. Because it's so strong. Perché era così, così forte. But yet I yearned for it. Eppure io bramavo quello. It was like my mind was going too strong. But my heart was going, don't lift. Era come se la mia mente fosse forte, ma il mio cuore si fosse fermato. Lasted for about 90 seconds. Per circa 90 secondi mi sentì così. It subsided. E poi è diminuito. And it left in its wake people weeping. E le persone continuarono weeping. a piangere. They were collapsed over their chairs. Alcuni si accasciarono sulla loro sedia. And I'm like, God, what do I do? Ho detto, Dio, cosa faccio ora? I'm through with you. E ho detto, John, ho finito. So I looked at the leader, I said, it's all yours. Ho finito con te. E allora io ho ridato il microfono al responsabile, me ne sono andato. Out of the building, put me in the car. Siamo usciti dall'auditorio, mi hanno messo in macchina. And the national singer got in the car. E questo cantante, she was a well-known singer in all of Brazil. Questa cantante molto famosa entrò nella macchina con me. She goes, did you hear the wind? Did you hear the wind? E lei mi ha detto, hai sentito il vento? Hai sentito il vento? And I didn't want to say it. Io non volevo dirlo. So I said, oh, maybe it was a jet airplane flying over the building. E io ho detto, ma magari era un aereo che stava volando. And she looks at me and goes, what are you talking about? E lei mi ha detto, ma che cosa stai dicendo? She said, I saw fire all around the building. Io ho visto il fuoco tutto attorno all'edificio. And she's mad at me now. E lei era arrabbiata con me. And her husband calms her down. E suo marito doveva calmarla. And her husband says, "Sir, that wasn't a jet airplane." E suo marito ha detto, no, non I said, è stato said, un jet, you know? Un jet che volava sopra. How do you know? E io ho detto, come fai a saperlo? He said. Lui ha detto. There were security guards all around the outside of the auditorium. Attorno a tutto questo auditorium c'erano delle guardie di sicurezza. He said they're union security guards. They don't work for us. Most of them aren't even saved. Non lavorano per la nostra chiesa. Erano lì per la sicurezza pubblica. When the wind began to blow. E quando questo vento ha iniziato a soffiare. They came running in the building to see what was going on. Sono tutti entrati nell'edificio per vedere che cosa stava succedendo. He said I was at the soundboard. E io mi trovavo lì al mixer. Because I was making sure my wife's levels were right for singing. Perché dovevo essere sicuro che mia moglie avesse i livelli giusti per he cantare. The decimal meters were at zero. E tutti i volumi erano a zero. He said, so that wind did not come through our sound system. Il vento non è passato dal nostro sistema audio. I said, my God. E ho detto, Dio take mio. Me back to my hotel now. Portatemi all'albergo ora. And I remember. E mi ricordo. The next morning. La mattina dopo. Salvations. The miracles, the healings that occurred in that conference. Quante persone sono state salvate, because of one thing, liberate, guarite in quella conferenza? Reverence. Solo per via di una cosa. So what il timore, is la riverenza. The fear of the Lord? What allora, is the fear of the Lord? Allora, che cos'è il timore del Signore? What is it? Che cos'è? First of all, let me say this. Prima voglio dirvi una cosa. It is not non è to be scared of God. Avere paura di Dio. How can you be scared
of somebody you want to have an intimate relationship with. Come fai ad avere paura di una persona con la quale vuoi avere una relazione intima? When Moses delivers Israel out of Egypt, quando Mosè sta aiutando gli israeliani a uscire dall'Egitto, he brings them to the mountain. Lui li conduce alla montagna. That's where he wants to bring them. Ecco dove vuole portarli. Because that's where he met God in the bush. Li vuole portare lì dove aveva He wants them to experience God's presence. Dove lui aveva incontrato Dio in un cespuglio, voleva che anche loro potessero incontrare la presenza di Dio. And God's presence manifests on that mountain. E Dio infatti si manifesta su quella montagna. The king comes. Il re viene. And when he does, e quando lui viene, the people run away. Le persone scappano. They go, ah! Moses, we can't handle God. Mosè, noi non possiamo stare alla presenza di Dio. And so Moses looks at the people in Exodus 20:20. E allora in Esodo 20:20, and look what he Mosè says dice, to them. Mosè dice, Moses said to the people, "Do not fear." Dice, non temete. Everybody say, "Do not fear." Ditelo insieme a me, non temete. Because God's come to test you. Perché Dio è venuto per mettervi alla prova. What is the test? Qual è il test? To see if his fear's in you. Per vedere se c'è timore dentro di te. So that you may not sin. Così che voi non pecchiate. Now that sounds like a contradiction. Sembra quasi una contraddizione, no? Do not fear? Non avere paura, non because temere. Because God's come to see if his fear's in you? Perché Dio vuole vedere se c'è timore dentro di te? It's not a contradiction. No, non è una contraddizione. Moses is differentiating. Mosè sta differenziando between being scared of God, tra avere paura di Dio, and the fear of the Lord, e il timore del there Signore, there is a difference. Perché c'è differenza. The person who is scared of God, la persona che ha paura di Dio, has something to hide. Ha qualcosa da nascondere. What does Adam do? Che cosa fa Adamo? As soon as he disobeys God, appena lui disubbidisce Dio, he hides from the presence of the Lord. Lui si nasconde dalla presenza di Dio. The person who fears God, la persona che ha timore di Dio, has nothing to hide. Non ha niente da nascondere. That person, quel tipo di persona, is scared to be away from God. Ha paura di stare lontano da Dio. So if you want the first definition of the fear of the Lord, quindi se tu vuoi la prima definizione del timore del Signore, eccola. It is to be scared. Avere paura. No, I'm going to get it stronger. To be terrified. Avere il terrore. To be away from him. Di essere lontano da lui. The person who fears God, la persona che teme il Signore, doesn't say, non dice, how close can I get, quanto mi posso avvicinare, to having a friendship with the world, per avere amicizia con il mondo, to sinning, peccare, and not fall in, e non cadere. The person who fears God, la persona che teme Dio, says, I want so far away from that line I can't even see it. Io voglio stare così lontano da quel bordo, I want to be so close to him, perché voglio stare più vicino a lui. See, you know, have you ever noticed there are some spouses? Avete notato che ci sono alcune mogli? I'm talking about a husband or a wife. Parlando di mariti e mogli. Who sit there and go, "How much can I flirt with other women?" Quanto può dire un marito? Quanto posso corteggiare and altre still donne? Be quote faithful. Ed essere ancora definito un uomo fedele. Then there are other spouses that go. Poi ci sono altre. I'm not going to give you any vibe. Altri mariti o mogli. My heart is already given completely to this woman. Io non my ti, wife. Non ti darò al minimo della retta, perché il mio cuore è completamente devoto a mia moglie. The believer, il credente, who fears God, che teme Dio, has given their heart completely and totally to him. Ha dato il suo cuore completamente a Dio. So the fear of the Lord, allora, is when we venerate him. Il timore del Signore è quando noi lo adoriamo. What does that mean? Cosa vuol dire? It means to honor, respect, esteem, vuol value, dire, reverence, onorare, and stand in awe of him, stimare, more than anything or anyone else. Wait till I finish. More than anything or anyone else. Go ahead. Vuol dire onorare, rispettare, stimare, dare considerazione, devozione, stare in posizione di reverenza davanti a lui più che con ogni altra cosa o persona.
we end up loving what he loves. Alla fine finiamo per amare ciò che lui ama. We hate what he hates. E finiamo per odiare ciò che lui odia. What is important to him? Ciò che è importante per lui becomes important to us. Diventa importante what per is noi. Not so important to him e ciò che non è così importante per lui is not so important to us. Non è così importante per it's noi. When we embrace his heart. È lì che abbracciamo il suo cuore. Are you seeing this? Riuscite a vederlo? This is why the Bible says all who fear the Lord. This is Proverbs 8. In Proverbi 8. All who fear the Lord. Il timore del Signore. Hate evil. È odiare il male. Notice it says. Notate che dice. They hate evil. Odiare. Notice il male. It does not say. Non dice. They dislike evil. Non gli piace il male. Okay. Vedete? Now let me show you how religion has perverted something so important as the fear of the Lord. La religione ha totalmente convertito in modo sbagliato questo senso di timore del Signore. I know this is none of you. Lo so che non parlo di voi. Have you ever seen a mean-spirited? Avete mai visto uno spirito cattivo? Religious. Una persona religiosa. Pharisaical person. Una persona farisea, farisaica. And they say about cosa dicono loro? People. Della gente. I hate those people. I hate? Because they're. I hate those people. Io odio quelle persone. Because they're sinners. Sono peccatori. I fear God. Io temo Dio. No, he doesn't fear God. No, lui non teme Dio. Because he hates what God loves. Perché lui odia ciò che Dio ama. God loves those people that are bound to sin so much he sent Jesus to die for them. Dio ama così tanto quelle persone che sono nel peccato che ha mandato Gesù a morire per loro. Why do you insult God? Perché tu insulti Dio? By saying you fear him. Dicendo che tu lo temi. When you hate the people he loves. Quando tu odi le persone che lui ama. See, when you fear God, you get his heart. Quando tu temi Dio, tu ricevi il suo you cuore. Love what he loves. E tu ami ciò che lui ama. You hate what he hates. Tu odi ciò che lui odia. Now God loves those sinners. Dio ama questi peccatori. But he hates the sin that ensnares them. Ma odia il peccato che li sta tenendo legati. You know, back in the early 1990s. All'inizio degli anni 90 I was praying. Io stavo pregando. 2 hours a day. Pregavo 2 ore al giorno. Reading my Bible. Leggevo la mia Bibbia. Fasting. Digiunavo. Yet I didn't see a strong anointing on my life. Eppure io non sentivo questa unzione potente sulla mia vita. I would get up to preach. Io andavo a predicare. And people weren't really being changed. E le persone non erano veramente cambiate. I had the gift to speak. Io avevo il dono di poter parlare. But they weren't getting changed. Ma non c'era cambiamento. One day I was so frustrated. E un giorno ero così frustrato. God. Ho detto Dio. Why is it there a stronger anointing on my life? Perché non c'è un'unzione più forte sulla mia vita? How come? Perché? I'm praying like 2 hours a day. Perché io prego 2 ore al giorno. And I heard the Lord say. E ho sentito il Signore che mi ha detto. Because you tolerate sin. Perché tu tolleri il peccato. Not only in your life, but in the lives of others. Non solo nella tua vita, ma nella vita degli altri. I was like, what? Ho detto, cosa? And then he took me to the book of Hebrews. Allora mi ha condotto al libro degli Ebrei. Al libro degli Ebrei, capitolo 1. Where God the Father inaugurated Jesus on the day he was raised from the dead. Dove? Where God the Father inaugurated Jesus on the day he was raised from the dead. Dove nel giorno in cui Gesù è risorto dalla morte, Dio ha dato il benvenuto a Gesù. Listen to what the Father said. Leggiamo cosa ha detto il Padre. Because you have loved righteousness. Dice, tu hai amato la giustizia. And the Holy Spirit said to me, stop. E lo Spirito Santo mi ha detto fermati lì. He said, you love righteousness. Sì, tu hai amato la giustizia. He said, most of Christians in America love righteousness. La maggior parte degli americani qui in America amano la giustizia. He said, but I didn't stop there. Ma non mi sono fermato lì io. Because you've loved righteousness. Perché tu hai amato la giustizia. And
hated. E hai odiato. Not disliked. Non ti è piaciuto. Not tolerated. Non tollerato. Hated. Odiato. Sin. Il peccato. Lawlessness. L'iniquità. Therefore. Quindi, because of this, a causa di questo, God, Dio, even your God has anointed you more than your companions. Dio ti ha unto con olio. He said, "You learn to hate sin like I hate sin, and you'll see the anointing of God in your life increase." Tu impara ad odiare il peccato come io ho odiato il peccato, e tu vedrai l'unzione sulla tua vita. So what is the evidence? What is the evidence? Quindi, qual è la prova? That, I'm so sorry. I'm trying to think how to say this. What is the evidence that's in somebody's life that truly fears God? Qual è la dimostrazione che nella vita di una persona c'è vero timore di Dio? Do you know what I mean? Like this morning, the evidence that there was power in the outlet was when I put the blow dryer plug in, I turned the blow dryer on, and it started blowing. That was evidence that there was electricity in that outlet. Questa mattina l'evidenza che c'era corrente elettrica nella presa è stato quando io ho inserito il mio asciugacapelli alla presa ed è uscita l'aria per asciugarmi i capelli. Quella era la dimostrazione che c'era l'energia elettrica. So what's the evidence? Quindi qual è la dimostrazione, la prova? Or, number one, uno, this person will obey God instantly. Numero uno, questa persona obbedirà Dio in modo istantaneo. I just skipped a couple passages to save time. Per risparmiare tempo ho saltato un paio di passaggi. Number one, they'll obey him instantly. Uno, lo obbediranno istantaneamente. Number two, due, they'll obey him even if it doesn't make sense. Obbediranno a Dio anche se quello che lui dice non ha senso per loro. Has God ever told you to do something that didn't make sense? Per esempio, Dio ti ha mai chiesto di fare qualcosa che per te non aveva alcun senso? Anybody? A nessuno è capitato? I know that's happened with me. Beh, questo a me è successo. I mean, does it make sense when you raised in Brazil? Ha senso, per esempio, quando tu nasci, cresci in Brasile? And you're a woman? Sei una donna? And God tells you to go to a society in Italy? E Dio ti dice vai in Italia. That is kind of what do I want to say? Male driven. In una società che è condotta principalmente da figure maschili. And God says, raise up. E Dio ti dice vai. A great movement that will change the nation. E alza un grande movimento per Dio in quella nazione. Ha senso questo? Ha senso questo? No, non ha senso. Right? È vero? It means you'll obey him even if it hurts. Vuol dire obbedirgli anche quando fa male. You still with me? Siete con me? Y'all are so quiet. Siete così silenziosi, così tranquilli. You want me to tell everybody in America that Italians are quiet? Volete che io riporti indietro quando vado in America che gli italiani sono silenziosi? Okay. I know you're listening. Sì, lo so che mi state ascoltando. And I know some of you kind of stopped breathing. E so che anche alcuni di so voi hanno quasi, get you laughing for quasi a moment. Smesso di respirare, per cui volevo farvi ridere un pochino. Okay, it means you'll obey him. Vuol Now here's the fourth one. Listen. Allora ascoltatemi. Means you'll obey him. Il numero 4. Even if you don't see a benefit. Vuol dire obbedire a Dio anche quando tu non vedi nessun beneficio. Numero 4. Come on, numero 4. Give me a PowerPoint number 4. There it is. Even if you don't see a benefit. Anche se tu obbedirgli, anche se tu non vedi beneficio. Do you know how many Christians? Sapete quanti cristiani? They'll only obey God. Obbediscono a Dio. If you tell them the benefit of obeying him. Solo se tu gli dici quali benefici ci sono nell'obbedirgli. What if Esther would have been like that?
E se Esther, per esempio, fosse, si fosse comportata she così, had nothing to gain, lei non aveva niente and da guadagnare to lose, e tutto da perdere, including her head, addirittura la sua testa poteva perdere to obey God. Per poter ubbidire a Dio. But yet she did it. Eppure lo fece. She feared God. Lei ebbe timore di Dio. Number five, numero 5, you'll obey him to completion. Tu lo ubbidisci fino alla fine. You know, Saul did 99.9% of what God told him to do. Saulo fece King Saul did 99.9% il re, of what he Saul was. Fece il 99,9% he killed 100, di quello che Dio gli aveva chiesto. Probably 100,000 Amalekites. Aveva ucciso centinaia di migliaia di Amalekiti. But he spared one. Ma ne risparmiò uno. God said he's disobeyed. E Dio dice: mi hai disubbidito. He didn't obey to completion. Lui non ubbidì fino alla fine. Sure is quiet in this Catholic church. You still here? Siete ancora qui? Sembra di essere una chiesa cattolica. Ok. Now I'm going to bring you to the scripture I've wanted to get to all morning. Allora adesso arriviamo alla scrittura che volevo volevo leggere con voi da tutta la mattina. I'm trying to wrap this thing up. Per io sto cercando di compattare tutto. This is probably one of my favorite scriptures in the whole Bible. Questa è sicuramente tra le mie citazioni preferite nella Bibbia. Psalm 25:14. Salmo 25:14. The secret. Il segreto. Of the Lord. Del Signore. Is with those who fear him. È rivelato a quelli che lo temono. Egli fa loro conoscere il suo patto. Secret. Segreto. How many of you have secrets in your life? Let me see your hand. Quanti di voi hanno dei segreti? Put your hand up nella loro vita. If you have a secret alza in your bene life. Alta la tua mano. Se tu hai un segreto okay. Nella tua so vita. So do I pray for the rest of you for lying now? Quindi io devo pregare later? Per il resto di voi per la menzogna? Everybody has secrets. Tutti hanno dei segreti. Do you know that there are good secrets? Sapete che ci sono anche dei buoni segreti. Bad secrets. Non there tutti are i segreti good sono cattivi segreti. Right? È vero? So now how many of you have secrets in allora, your life? Allora quanti di voi hanno segreti nella loro vita? Okay, good. Now I can help you. Adesso vi posso veramente aiutare. Now let me ask a question. You ready? Allora voglio farvi un'altra domanda. Who siete pronti? Who do you share your secrets with? Con chi condividi i tuoi segreti? Acquaintances? Persone che ti conoscenti? Or intimate friends? O amici intimi? What did they say? Intimate friends? Intimate friends. Intimate. Well, hey, God's no different. Anche Dio è così, God, non è diverso. God says, Dio dice, I share my secrets io condivido i miei segreti with my intimate close friends. Con i miei amici più intimi. And by the way, my intimate close friends are those who fear me. E a proposito, i miei amici più intimi sono coloro che mi temono. Let me prove to you I'm not taking this out of context. Allora voglio dimostrarvi che non sto prendendo questo fuori contesto. I'm going to show you another translation. Vi voglio far vedere un'altra traduzione. Friendship with the Lord. L'amicizia con Dio is reserved for those who fear him. È riservata a coloro che lo temono. You know what God's saying there? Vedete cosa dice Dio lì? You have to say it like that. You know what God's saying there? No, I'm just joking. I'm joking. God is saying. Lo notate? Dio sta dicendo. Not everybody is my friend. Non tutti sono miei amici. Let me get a little more specific. Voglio He's saying not specifico. Every Christian is my friend. Non tutti i cristiani sono miei amici. Only those who fear me. Solo coloro che mi temono. Now, there were two men that were called the friend of God in the Old Testament. Nel Vecchio Testamento troviamo due uomini che furono chiamati amico di Dio. Who were those two men? Chi erano questi due uomini? Abraham. Abramo. Moses. E Mosè. Why is Abraham called the friend of God? Perché Abramo fu chiamato amico di Dio? Because when Abraham was old. Perché quando Abramo fu vecchio, God comes to him one night.
Una sera Dio va da lui. And he says, Abe. E gli dice, Abe. Abbreviativo. That's the woman version, okay? È la versione femminile. Abe. Abe. I want you to take your son. Voglio che tu prendi tuo figlio. You know the son you waited for years. Sai quel figlio che tu hai aspettato per tanti anni. The one I promised to you. Quello che io ti ho promesso. Who you really love. Che tu ami così tanto. And I want you to go on a 3-day journey and kill him for me. Voglio che tu fai 3 giorni di viaggio e vai ad ucciderlo. Ha! That's good. Do you get what God just asked him to do? Cioè, vi rendete conto che cosa Dio gli ha chiesto di fare? Amen. God doesn't say, if you go kill him, you'll secure the covenant and I'll send my son. Non gli ha detto vai ad ucciderlo, perché se vai ad ucciderlo tu farai in modo che il patto si completi con me, tra me e te, e io manderò mio figlio. God doesn't give him a reason. Non gli ha dato spiegazioni. He just says, go kill him. Gli ha già detto vai e uccidi tuo figlio. And Abraham doesn't have the book of Genesis to read. E Abramo non aveva il libro della Genesi da poter leggere. So God tells him to kill him and doesn't give him a reason. Allora Dio gli dice di uccidere suo figlio, ma non gli dà spiegazioni. Wow. Now you know what my Bible says? Sapete cosa dice la mia Bibbia? Early the next morning. Presto al mattino seguente. Abraham got up and saddled his donkey. Si alzò e sellò il suo asino. You know what people say? Cosa dicono le persone? Well, you know, sai, the Lord's been dealing with me about this now for several months. È da mesi che il Signore mi sta dicendo. You're bragging about your lack of the fear of God. Tu ti stai vantando della mancanza del timore di Dio nella tua vita. Early the next morning, he's on his way. Presto il mattino seguente. God gives him a 3-day journey. Dio gli dà un viaggio di 3 giorni da fare. Why? Perché? He gives him 3 days to think it over. Perché gli dà 3 giorni per pensarci sopra. It's easier. È più facile. When you've heard the booming voice of God the night before. Quando tu senti la voce bombardante di Dio la sera prima. What about 2.5 days later? Come ti senti tu 2 giorni e mezzo dopo aver sentito questo? When you haven't heard a thing from heaven. Quando non hai sentito niente dal cielo. And you're looking at the mountain. E stai osservando la montagna. That you're going to put the most valuable thing to death in your life. Sarà lì che la cosa più preziosa che c'è nella tua vita. Just because God said andrà a do morire it. Solo perché Dio ti ha detto fallo. And didn't give you a reason. E non ti ha dato nemmeno un motivo. Abraham goes to the top of the mountain. Abramo sale. He ties in Isaac cima, up. He builds the altar. In cima alla montagna, costruisce un altare, lega he lifts Isacco, the knife. Alza il suo coltello. And he's ready to put the most valuable possession in his life to e death. E lui è pronto a uccidere, ad ammazzare la cosa più preziosa che lui ha nella sua vita. Just because God said do it. Solo perché Dio gli ha and detto didn't give him a reason. Fallo. Senza dargli una spiegazione. Right when he's ready, ma proprio in quel momento, quando lui sta per ucciderlo, an angel of the Lord, un angelo dell'Eterno appears, appare and says, Abraham, stop! E dice, Abramo, fermati. Because now I know, perché ora io so that you fear God. Can I see tu, the scripture? Possiamo vedere la scrittura, per favore? We ora, we io so Genesis 22:12. In Genesi now I know 22:3 dice ora io so that you fear God. Che tu temi Dio. How does the angel know he fears God? Come fa l'angelo a sapere che lui teme Dio? Because he obeyed instantly. Perché lui ha obbedito istantaneamente. Because he obeyed when he didn't see a benefit. Perché lui ha obbedito senza vedere un beneficio. Because he obeyed when it hurt. Perché ha obbedito quando faceva male. Because he obeyed when it didn't make sense. Ha obbedito senza avere alcun senso quello because che stava he obeyed facendo. To completion. E perché ha obbedito fino alla fine. Abraham puts down the knife. Allora Abramo abbassa il coltello, Isaac, slega Isacco. Lifts his eyes. Alza gli occhi. There's a ram caught in a thicket.
There's a ram caught in the thicket. Ah sì, e c'è un animale nascosto, un montone nascosto nei cespugli. And out of his spirit, his heart. E fuori dal suo spirito, dal suo cuore. Comes this, Jehovah Jireh. Dice Jehovah Jireh. Which means che the Lord my provider. Dice vuol dire l'Eterno è colui che provvede. Do you understand that God just revealed an attribute of his personality to Abraham that no human being had ever known before? Vi rendete conto che in quel momento Dio stava facendo comprendere ad Abramo un aspetto del suo carattere che nessuno aveva ancora scoperto prima? Why? Perché? Because Abraham's my friend. Perché Abramo è mio amico. Okay, okay, okay. I know some of you aren't getting this. Forse qualcuno non ha ancora afferrato questo. Okay. All of you know me as John Bevere speaker. Allora, tutti voi sapete che io sono John Bevere, l'oratore. Some of you know me as John Bevere author. Alcuni di voi mi conoscono come autore, John Bevere, l'autore. But there is a lady. Ma c'è una donna. And whoa, she's a lady. Ah, che donna. Her name is Lisa. Che si chiama Lisa. I showed you her picture earlier. E vi ho fatto vedere prima la foto. She not only knows me as John Bevere, author and speaker. Non solo lei mi conosce come John Bevere, autore e oratore. She knows me as John Bevere, husband. Lei mi conosce come marito. John Bevere, daddy. Come padre. John Bevere, granddaddy. Come nonno. John Bevere, athlete. Come John Bevere, atleta. John Bevere, best friend. Come migliore amico. John Bevere, lover. Come amante. Now can I make a statement? Posso fare un'affermazione? Nessuno di voi will ever know me as John Bevere lover. Nessuno di voi mi conoscerà come John Bevere l'amante. Okay. That is a facet of my personality. Questo è un aspetto della mia personalità. But none of you will ever know, only Lisa, because she's the closest person to me on the earth. Che nessuno di voi conoscerà mai, ma soltanto Lisa che è la persona che ho più vicino su questa terra. God just revealed a facet of his personality to Abraham. E Dio in quel momento rivelò un aspetto della sua personalità ad Abramo. Nobody had ever known. Che nessuno aveva mai conosciuto prima. Because Abraham fears me. Abramo mi teme. Therefore he's my intimate friend. Lui è mio amico intimo. Now look at the relationship between God and Abraham. It is amazing. Guardate a questa relazione meravigliosa fra Dio e Abramo. One day God says, un giorno Dio dice, should we do what we're planning on doing with Sodom and Gomorrah without first talking to our friend Abraham? Dovremmo forse fare quello che avevamo pianificato di fare con Sodoma e Gomorra senza parlare col nostro amico Abramo? So God comes down and says, e dice, ehi, Dio scende. We're thinking about blowing up these two cities. What do sai you think? Sai che cosa? Noi stiamo pensando di far saltare in aria queste due città. Tu che ne pensi? Abe goes, Sodom? E lui dice, Abramo dice, Sodoma? And the Lord goes, yeah, and Gomorrah. What do you think? Sì, anche Gomorra. Che cosa ne pensi? And Abe goes, think. E Abramo si mette a pensare. Oh my gosh! My nephew's over there. Ma no, ma mio nipote è lì. Okay, God. Dio. You wouldn't like blow up those two cities? Tu veramente vuoi far saltare in aria quelle due città? If there was 50 righteous people in there, se ci fossero 50 persone giuste in quella città? And the Lord goes, excellent. E Dio ha detto, eccellente, eccellente. Okay, we will not blow up the city if there's 50 righteous no, people. No, hai ragione. Non faremo saltare in aria quelle due città se ci sono almeno 50 giusti. Glad we talked to our friend Abraham. Ma sono contento di aver parlato col nostro amico Abraham. Abe goes, what if there isn't 50? Okay. Abramo dice, e se non ci sono 50? If there was 45. Dio, e se ce ne fossero solo 45? You wouldn't blow it up if there was 45. Se ci fossero solo 45 persone giuste, non la faresti? God goes, non la risparmieresti? Another good idea. Sì, davvero un'altra buona idea. Okay. We won't blow up the city if there's 45. No, va bene, non la facciamo saltare in aria se ci sono 45 persone giuste. So Abe talks them all the way down to 10. Allora Abramo riesce a contrattare fino a 10 persone giuste. He figures there's gotta be 10. Se ce ne fossero 10. I mean, Lot's one, all I need's 9 others. Allora, Lot è uno, me ne servono altri 9. But there isn't. Ma non ce ne sono. There isn't. Non ce ne sono. Now listen to what the Bible says. Allora, sentite cosa dice la Bibbia. The Bible says Sodom and Gomorrah. Sodoma e Gomorra. Was buying, selling, trading, marrying, giving in marriage, planting and harvesting.
stavano comprando, vendendo, dando in matrimonio, raccogliendo, seminando, commerciando. What does that all mean in our language? Nella nostra lingua pratica corrente, che cosa vuol dire questo? Life is great. La vita è grande, the bella. The economy is booming. L'economia è alle stelle. And if there is a God, e se c'è un Dio, he doesn't mind our lifestyle. A lui non dispiace il nostro stile di vita. They're 24 hours away from being obliterated. E sono solo a 24 ore di distanza dal essere fatti scomparire dalla terra. And they're clueless. E non hanno la minima idea. That's not what's scary. Non è questo che fa paura. This is what's scary. Questo è quello che fa paura. Lot. Lot. Everybody say Lot. Dite con me, Lot. Who the Bible says is righteous. Che la Bibbia definisce uomo giusto. Okay, can I put it in today's language? Posso metterlo in linguaggio corrente? Saved. Cioè salvato. Born again. Nato di nuovo. Lot's 24 hours away from being obliterated. Anche Lot si trova a 24 ore di distanza dall'essere fatto scomparire. And he's as clueless as Sodom and Gomorrah is. E anche lui non ha nessuna idea, come il resto di Sodoma e Gomorra, di quello che sta per succedere. Two messengers of mercy, ma arrivano due messaggeri di misericordia, two angels, due angeli, to get him out. Per prenderlo, prelevarlo. Because Abraham prayed. Perché Abramo pregò. Thank God Abraham prayed. Grazie a Dio Abramo pregò. Now, here's the situation. Questa è la situazione. We got two righteous men. Abbiamo due uomini giusti. All right? Both are saved. Entrambi sono salvati. Both are righteous. Entrambi sono uomini giusti. Yet one righteous man. Ma un uomo giusto knows what God's going to do before he does it and helps God decide how he's going to do it. Sa in anticipo ciò che Dio sta per fare e aiuta Dio a prendere la decisione. The other righteous man, l'altro uomo giusto, is as clueless as the world is. Non ha nessuna idea, come il resto del mondo, di quello che sta per succedere. This righteous man, questo uomo giusto, knows the secrets of God. Conosce i segreti di Dio. This righteous man does not know the secrets of God. Questo uomo giusto non conosce i segreti di Dio. Because this man of God, perché questo uomo di Dio, righteous man, questo uomo giusto, is a friend of God, è un amico di Dio, because he fears God, lui teme Dio. But this righteous man, ma questo uomo is giusto, not the friend of God, non è amico di even Dio, though he's saved, anche se lui è salvato, because he doesn't fear God, therefore he doesn't know the secrets of God. Lui non teme Dio nel modo giusto e non conosce i segreti di Dio. See, Moses and Israel is the same way. Mosè e Israele sono la stessa cosa. Moses knew many times what God was going to do before he did it. Anche Mosè sapeva in anticipo tante volte quello and che Dio stava per changed fare. God's mind. E due volte è riuscito a far cambiare idea a Dio. But Israel only knew God by how he answered their prayers. Ma invece Israele conosceva Dio solo quando lui rispondeva alle loro preghiere. See, that's why the Bible says Moses knew his ways. Israel knew him by his acts. Israel knew God by the miracles he did for them. Israele conosceva Dio solo attraverso gli atti di Dio, gli atti che compiva per loro, mentre Mosè no. You got quiet on lo conosceva. Siete diventati di nuovo tranquilli però. Okay, can I have five? I have no idea what time it is. Io non ho idea di che can ora I have five sia? More minutes to show you this in the New posso, Testament? Posso avere 5 minuti in più per do mostrarvi you see this in the New Testament? Questo nel Nuovo Testamento? Lo volete? No? Lo volete vedere nel Nuovo Testamento? I'm looking so for a clock non, everywhere. Non I don't see a clock. Che, I guess you guys don't use clocks forse around here. Voi huh? Non usate orologi qui, okay. Eh? Now Jesus is talking to the 11. Allora Gesù sta parlando con gli 11 discepoli. Judas is already gone. He's split. Perché Giuda ormai se n'è andato. And look what Jesus says to the 11. These are the 11 closest men to him on the earth. Allora, questi 11 sono gli uomini più vicini a Gesù mentre lui era sulla terra. Jesus says, "No longer do I call you servants." E Gesù gli dice, "Io ora non vi chiamo più servi." Now just don't read the rest of it. Non leggete il seguito. Just look at that. No longer do I call you servants. Soffermiamoci lì. Io non vi chiamo più servi. The fact that he says to those 11 men.
Il fatto che lui dica che ci sono 11 uomini, no longer do I call you servants, che io non vi chiamo più servi, means that one time, vuol dire che prima, una volta, those 11 men, questi 11 uomini were looked at, erano guardati, and visti, regarded as servants, erano considerati come servi. Now why does God do that? Perché Dio fa così? Why does God, even though we're an heir, keep us in a level of a servant? Remember the Bible says in Galatians 4:1, as long as the heir is a child, he differs nothing from the servant. Okay, let's do this again. Why does God do this? Perché Dio fa così? Why even though we're an heir, anche se noi siamo an erede, heir of God, un erede di Dio, why does he keep us at a level of a servant? Perché lui ci mantiene a livello di un servitore? See, Galatians 4:1 says, Galati 4:1 dice, as long as the son is a child, fin quando il servo è un bimbo, he's treated no different than the servant. Un erede, scusate, un erede è piccolo, non è trattato in modo diverso da un servitore. Why does God do that? Perché Dio fa così? You want to know why? Volete sapere perché? To protect us. Per proteggerci. Because he loves us so much. Perché lui ci ama così tanto. Let me give you an example. Voglio farvi un esempio. See, when we first started Messenger International back in 1990, quando nel 1990 abbiamo iniziato il nostro ministero che si chiama Messengers International, I had previously worked for two very large worldwide ministries. Io avevo già lavorato per altri due ministeri importanti in America. And I saw the way leadership treated the employees of those ministries. E io vedevo come la leadership trattava i collaboratori in questo ministero. So I said, I'm going to do it different. E io ho detto, io farò in modo diverso. And this was my wisdom of leadership. E questo era il mio intendimento di essere un leader. Every one of my employees, ognuno dei miei impiegati, is going to be my best friend, diventerà il mio migliore amico. Now that was stupid. No, mi assicuro che era un'idea molto stupida questa. So my first employee, allora il mio primo impiegato, best friend, migliore amico. Man, we hung out together. Uscivamo insieme. We watched movies together. Guardavamo i film play insieme. Play basketball together. Giocavamo a basket best insieme. Friend. Eravamo. He was hanging out at the house veramente, all the time. Lui era sempre a casa mia. Everything was great. Migliori amici. E andavamo. I'm like, man, this leadership's working. Ah, come funziona bene questa leadership? Until about a year into it, un anno dopo, I had to bring some minor correction to him. Ho dovuto dargli una piccola correzione. Because in our meetings, perché nel nostro he was working our resource table, nei nostri incontri lui era lì al tavolo dove si vendevano. And treating people very rude. Lui vendeva i libri, era al tavolo dei libri e mi sono reso conto che lui non trattava benissimo le persone che andavano. So I sat him down. Allora l'ho fatto accomodare e gli ho detto, I said, hey man, you really need to be nice to people. These are God's sheep. You need to love them, be kind to them. Devi essere gentile con le persone, sono il gregge di Dio, devi essere. Well, he looks back at me and goes, you're this and you're that, allora, and you're this, and he starts si gira e mi dice, tu sei così, così e così. I was like, whoa. Oh. So while he's railing on me, e mentre lui mi sta investendo con tutti questi improperi, I looked inside. I said, Holy Spirit, what do I do? Ho detto, Spirito Santo, cosa faccio? And the Holy Spirit said, fire him. E lo Spirito Santo mi ha detto, licenzialo. So I let him get it all out. Allora gli ho dato il tempo di sfogarsi completamente. And I said, his name was John. Anche lui si chiamava John. I said, John, you can no longer work for us. Allora gli ho detto, John, you're off the team. Mi dispiace, the team ma was non him, puoi. Lisa and I, but I said, you're off the team. Non puoi più lavorare con la nostra he squadra. Ovviamente la nostra squadra era fatta da me, Lisa e lui. He storms out. Allora lui se ne va, arrabbiatissimo, he's mad. Arrabbiato proprio. And I'm crying. E io piangevo after he leaves, dopo che lui se n'è andato, I really cared for the perché guy. Io veramente gli volevo bene. And the Lord speaks to me. E il Signore mi ha detto, and the Lord said, he'll be back, tornerà, vedrai, and he'll be twice as faithful. E sarà due volte più fedele. So now I don't talk to him for 3 months. Per 3 mesi non gli ho parlato. 3 months later, dopo 3 mesi,
He calls me. Lui mi chiama. Goes John. E dice John. God has never talked to me like He's talked to me in the past three months. Io non ho mai sentito Dio parlarmi come ha fatto in questi tre mesi. I lost sight of the place God had put you in my life. Ho perso di vista il posto in cui Dio ti aveva messo nella mia vita. I lost sight of the place God had placed me in your life. E io ho perso di vista qual era il posto in cui Dio aveva messo me nella tua vita. I treated you as common. Io ti ho trattato come una persona comune, normale, come tutti gli altri. And I did the same with Miss Lisa. E ho fatto la stessa cosa anche con Lisa. He said, "And I am so wrong." E io ho sbagliato. "And I'm so sorry." E mi dispiace tanto. "Would you forgive me?" Per favore, perdonami. I'm like, "Yeah, I'll forgive you." Ho detto sì, certo, ti perdono. "Would you come back and work for us?" Vuoi tornare a lavorare per noi? He goes, "Yeah." Ha detto sì. He came back and I never had problems with him again. E lui è tornato e io mai più ho avuto problemi con lui. Now. Ora. After having over 100 people work on our team over the course of the last 10 years. Negli ultimi 10 anni abbiamo assunto più di 100 persone che lavorano per noi. I have a new policy. Ho una nuova politica aziendale. I will not share the intimate things of my heart and life with any of my team members. Io non condividerò con nessuno dei miei collaboratori intimi i segreti del mio cuore. I know. Fino a quando that team member io non saprò is very established in who I am. Fino a quando non saprò che quel collaboratore veramente ha capito chi sono io e chi è lui nell'organizzazione. But once I know they're established on who I am, ma una volta che io sono sicuro che loro sanno qual è il posto giusto, I bring them in. Allora io li avvicino. Some of my employees are some of my closest friends. E alcuni dei miei impiegati sono i miei migliori amici. So this is what God says to us. Allora questo è quello che dice Dio a noi. Until you're very established in who I am. Fino a quando tu non sei veramente fondato in ciò che io sono. And you're very established in who you are. E non sei veramente fondato nel sapere chi sei Lord. Tu. E il timore del Signore. Non è in te. I gotta keep you at a place of a servant, even though you're my heir. Io devo mantenerti in un posto di servitore, anche se tu sei mio erede. Once you're established in who I am, una volta che tu sei fondato in ciò che io sono, allora io ti posso avvicinare. Because God doesn't want what happened to Ananias and Sapphira to happen to us. Perché Dio non vuole che ciò che avvenne ad Anania e Sapphira si verifichi con noi. Ananias and Sapphira acted like my employee acted. Anania e Sapphira si comportarono proprio come si comportò quel mio dipendente. What's happening, God? Uè, Dio! Oh, uè. Yeah, we sold that land for so much. Abbiamo venduto la terra per Boom. Questo prezzo. Dead. God says, I don't want that happening to anybody else. Dio dice, io non voglio trattare I con gente così. I want to prevent that. Do you see this? Vedete questo? Do you see this? Lo riuscite a vedere? So look what Jesus says. Cosa dice Gesù? No longer do I call you servants. Io non vi chiamo più servitori. No longer non do vi I, chiamo più like, servitori. Hello, you guys awake? There we go. No longer do I call you servants. Io non vi chiamo più servi. For a servant does not know what his master is doing. He doesn't know the ways of his master. Perché il servo non sa quello che fa il suo signore. But I now call you friends. Ma vi ho chiamati amici. Now you want to see Jesus' universal statement to the whole church? Volete John 14, 14, look at this. Andiamo a Giovanni 14, 14. He says, "You are my friends." Dice, voi siete miei amici. If. Se. Now wait a minute. Aspettiamo un attimo. We preach messages. Jesus is my friend. Abbiamo predicato messaggi dicendo Gesù è il mio amico. We write songs. Abbiamo letto i salmi. He's my friend. Lui è un amico. Abbiamo cantato canzoni. But we never read the word if. Ma non abbiamo mai letto questa particella. If se is a condition. Se rappresenta una condizione. Okay. If you work for me. Se tu lavori per me. And I say you work for the next month, I will give you 2000 euros. Ti dico, tu lavorerai per me e io alla fine del mese ti darò 2000 euro.
I will give you 2,000 euros if you work for me over the next month. Ti darò 2,000 euro se lavorerai per me il mese prossimo. So you don't work for me. Tu non lavori per me. I don't give you the 2,000 euros. Se tu non lavori per me, io non ti do i 2,000 euro, giusto? Where's the 2,000 euros? Non posso venire a dire, ehi, dove sono i miei 2,000 euro? I said I'd give it to you if. Io ti ho detto. You worked for me. Ti darò i 2,000 euro. You didn't work for me. Se. So you don't get it. Se tu non lavori per me, non li prendi. It's a condition. È una condizione. Jesus said, "You're my friends if there's Gesù a condition." Ha detto, siete miei amici se. What is the condition? Qual è questa condizione? If you do whatever. Se voi fate le cose. I command you. Che io vi comando. There it is, the fear Eccola of the qua, Lord. La condizione, il timore del Signore. Trembling at His word. So you know what Jesus is saying there? Sapete cosa sta dicendo lì Gesù? Not everybody in the church. Non tutti nella chiesa. Is my friend. Sono miei amici. Even though you're saved. Anche se sei salvato. But not everybody in the church is my friend. Ma non tutti nella chiesa sono amici Only miei. Only those who have the genuine fear of God. Solo coloro che hanno un genuino are my friends. Timore di Dio sono miei amici. So. Così. Draw near to God. Avvicinatevi a Dio. And He will draw near to you. Ed egli si avvicinerà a voi. You're the one. Tu. That determines. Sei colui che determina. If you're going to be an intimate friend. Sei tu a determinare se sarai un amico intimo o semplicemente uno che scapperà all'inferno, scamperà all'inferno. Tutti voi volete essere amici intimi, vero? Siete riusciti a ricevere qualcosa oggi? Amen. Amen. I want you to bow your heads. Vi chiedo di chinare il vostro capo ora. I want every head bowed, every eye closed. E chiudere i vostri occhi. Why am I having you bow your heads? Perché vi sto chiedendo di chinare il capo? Because I want you to be alone right now with God. Perché voglio chiedervi di prendere un momento da soli con Dio ora. I know there's a room full of people. So che c'è una sala piena and di gente. And I don't want you responding or thinking about what the person's doing next to you. E non voglio che tu sia distratto o pensare dal pensare a che cosa sta facendo la persona di fianco a te. I want you to examine your heart. Ti chiedo di prendere un momento per esaminare il tuo cuore. But if you're in this place, and I know many of you are leaders. Molti di voi qui in questo luogo sono dei leader. I know many of you are Christians. Molti di voi sono credenti. And you're doing a lot for this nation. E state facendo molto per questa nazione. But I want you to be honest. Ma ti chiedo di essere onesto. I mean, Saul was doing a lot for the nation. Anche Saul stava facendo tutto, tanto per la nazione di Israele. But he wasn't a king who feared God. Ma non fu un re descritto come uno che temeva Dio. We're not talking about how hard you work. Io non sto dicendo che dobbiamo mettere in discussione quanto tu lavori o il fatto che tu sei venuto da lontano a questa conferenza. We're talking about the condition of your heart. Noi stiamo parlando della condizione del tuo cuore. So I want you to ask yourself. Allora voglio chiederti. Do I honestly fear God? Porti questa domanda. Ma io onestamente temo Dio. What would be some of the symptoms of the lack of the fear of the Lord? Quali potrebbero essere alcuni sintomi della mancanza di timore di Dio? Do you find yourself only obeying Him when it's convenient? Tu ti riscopri ad ubbidire Dio solo quando ti è conveniente? When it doesn't interfere with your schedule? Quando non interferisce con il tuo programma giornaliero? Do you take His words lightly? Tu prendi alla leggera la sua parola? These are some of the symptoms.
Questi sono solo alcuni dei sintomi. Some of you've listened to the word of the Lord. Alcuni di voi hanno ascoltato la parola del Signore. And you are sitting there going, I know I lack the fear of God and I want it. E ora stai dicendo, mi rendo conto che mi manca il timore dell'Eterno e io desidero averlo. Do you know that Isaiah said? Sai che cosa dice Isaia? The sevenfold manifestation of the Spirit of God in Jesus' life. Lo Spirito Santo aveva sette manifestazioni diverse nella vita di Gesù. One of those manifestations was the fear of the Lord. E una di queste manifestazioni era il timore di Dio. But Isaiah went on to say that Jesus delighted in the fear of the Lord. Ma Isaia si spinge a dire che Gesù si dilettava, prendeva piacere nel timore del Signore. Shouldn't his delight be our delight? E ciò che a Gesù piace dovrebbe essere anche ciò che piace a noi. But if you're sitting there right now, ma se tu ora sei seduto lì, say I want the Holy Spirit of the fear of the Lord in my life. E tu stai dicendo io desidero avere lo Spirito Santo che porta timore di Dio nella mia vita. I know he shed abroad his love in my heart. Io so che lui ha già portato amore nella mia vita. But I also want his holy fear. Ma io desidero il suo santo timore anche. Lucifer led worship in heaven. Sapete che Lucifero conduceva l'adorazione in cielo. He didn't have the fear of the Lord. Ma non aveva il timore he di Dio. He didn't endure. E non perseverò. The fear of the Lord, Psalm says, endures forever. Un salmo dice che il timore del Signore dura per sempre. A third of the angels worshiped God at his throne. Un terzo degli angeli adorava Dio al suo trono. They didn't fear God. Ma non temevano Dio. They didn't endure. E non perseverarono. Many pastors. Molti pastori. Ministers. Molti ministri. Have had God work through them. Hanno permesso a Dio di lavorare attraverso di loro. But they didn't last in their leadership roles because they didn't have the fear of the Lord. Ma non sono rimasti fino alla fine nel loro posto di leadership perché non avevano il timore del Signore. If you say, John, I want that holy, reverent fear. E se tu dici, John, io desidero avere questa riverenza santa nella mia vita. I want you to just lift up your hands right now. Ti chiedo di alzare la tua mano. No, ora. I want you to stand to your feet right now. E ti chiedo di alzarti in piedi. If you say, John, I want that fear of the Lord. Se tu dici, John, io desidero questo timore del Signore. I want you to do something. E voglio chiederti di fare qualcosa. I want you to forget who's standing beside you or sitting beside you. Ti voglio chiedere di dimenticare chi c'è seduto al tuo fianco, chiudere i tuoi occhi. I want you to lift up your hands. Alzare entrambe le tue mani. Whatever God has dealt with you about personally in this message. Tutto ciò che Dio ti ha fatto comprendere in questo messaggio in modo personale. I want you to bury it right now. Chiedo di lasciarlo un attimo. Some of you might have been a little loose with the opposite sex and the Holy Spirit convicted you during this message. Alcuni di voi forse hanno trattato leggermente con leggerezza le relazioni con il sesso opposto. Some of you've been loose in your speech, in your eating. Oh, alcuni di voi magari si sono lasciati andare nel modo di parlare, nel modo di mangiare. And whatever he's dealt with you about, qualsiasi cosa che Dio ti ha fatto comprendere, right now, ora, bury it. Seppelliscila. Say, God, it's over right now, in your presence, it's over. Signore, lo depongo a te, è finita. Just do it right now. Fallo ora, seppelliscilo. Now, ask him ora chiedigli to cleanse you, di pulirti, thoroughly cleanse you, di purificarti with totalmente his blood. Con il suo sangue. You see, the presence of the Lord is already on you. Vedi, la presenza di Dio è già su di te. Now this is what I want you to do. I want you to lift up your hands one more time. Ti chiedo di alzare le tue mani ancora una and volta. I want you to focus on him. E di if you could see his face right now, you wouldn't see anger.
Se tu vedessi il suo viso ora, non troveresti rabbia. You wouldn't see a disgusted look. Non vedresti uno sguardo di disgusto. You would see the most tender eyes. Troveresti solo degli occhi but di tenerezza. So strong, but so strong. Occhi che ti guardano in modo intenso. Every bit of his focus would be on you. Ma in modo tenero. E lui sarebbe attento. I want you to adore him right now. Adoralo. Just look at him with the eyes of your heart. Guardalo con gli occhi attraverso gli occhi del tuo cuore. Guardalo. And this is what I want you to say to him. E ti chiedo di dirgli questo. Jesus. Gesù. Come on, say it. Jesus. Dillo, Gesù. Baptize me. Battezzami. In the holy fear of the Lord. Nel santo timore di Dio. Fill my life. Riempi la mia vita. With not only your love. Non solo con il tuo amore. But your holy fear. Ma il tuo santo timore. Holy Spirit of God. Spirito Santo di Dio. Fill them now. Riempili ora. In Jesus name. Nel nome di Gesù. There's his presence right there. Eccola la sua presenza. Just keep your focus on him. Mantieni il tuo sguardo su di lui. There's his presence right there. C'è la sua presenza. Right there. È qui. It's getting so beautiful. Che bello. So strong. È forte. Thank you. Grazie. Thank you. Grazie. There's his presence right there. C'è la sua presenza. Meleki shtata hasta. Fill them. Fill them. Don't sing, don't sing, don't pray. Just receive. Non cantate. Just non pregate. Receive. Ricevi e basta. There's his presence right there. Right there. C'è la sua presenza. È qui. If you're standing and you've never before given your life to the lordship of Jesus Christ. Se tu sei qui, sei in piedi e non hai ancora mai dato la tua vita. I mean really given your heart to the his non lordship. Non hai mai dato il tuo cuore. I want you to just say that right a Gesù come Signore. Jesus Christ. Di ora, Gesù Cristo. You are my Lord. Tu sei il mio Signore. My King. Il mio Re. My God. Il mio Dio. My life is forever yours. E la mia vita per sempre ti appartiene. Thank you, Jesus. Grazie Gesù. Mande vista come amando. There's his presence right there. C'è la sua presenza. And you see, the fear of the Lord is like a fire. Il timore dell'Eterno è come un fuoco. It's like a flame. È come una fiamma. A white hot flame. Una fiamma viva. That consumes dross. Che consuma. Darkness. Il buio. Impurities. L'impurità. That presence right now on you. Questa presenza di Dio su di te ora. It's cleansing you. Sta pulendo. That's why the psalmist says the fear of the Lord is clean. It's cleansing you. Sta pulendo. Ti there, sta pulendo. There it is, right there. Lift up your hands one more time. Alza ancora le tue mani, ancora una volta. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. Me vishtu kobrama ki neheste. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Grazie, Gesù. Crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza. L'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita. Per sempre.
noi cambieremo il mondo. Ma non lo faremo da soli.